ricordo nulla. Dunque, tra due minuti sta per iniziare il dibattito. Per chi volesse partecipare, vi preghiamo di iniziare ad avvicinarvi qua all'area dibattiti e a sedervi. Grazie. Prova. No, non si sente così tanto. Prova. È troppo forte? No, va bene. Miriam, ci senti? Sì, eccomi, vi sento. Ok, tra pochissimo iniziamo. Va bene, grazie. Però vedo dal video cosa mi dico. Vabbè, ma oh, meglio? Sembrate metà via, così. Si sa. Una via di mezzo. No? Ehi, ragazzi, nel video, con la luce a metà? Accendo. E luce tu. Pisciare.
stiamo aspettando Gaia. Penso che sia la canzone. Ah, scusami, no, tranquilla. Devo venire. Sì, se vuoi sì. Okay, vuoi venire dopo, no? Come vuoi? Posso anche stare qui perché faccio. Sono un po' preoccupazione lì. Mi sembra proprio se ci vuoi che mi metto io in mezzo. Sì. Beh, almeno non vedi le persone davanti, fanno un po' di nulla. Non sai con chi parlo. Direi che possiamo iniziare. Miriam, ci senti? Sì, eccomi, vi sento. Okay. Vi sento bene. Va bene, perfetto. Allora, ciao a tutte e tutti. Presenteremo ora il secondo dibattito della prima giornata del Festival Altri Mondi, Altri Modi. E una delle tematiche principali che andremo a affrontare oggi è il transfemminismo, che come ben sappiamo è fondamentale che venga interpretato e analizzato in chiave trasversale e intersezionale. Affronteremo il dibattito sulla traccia del libro Ecologia della cura, prospettiva transfemminista, in collegamento con l'insegnante e autrice Miriam Tola, che oltre a essere una delle curatrici del libro, conduce attività di ricerca sulle intersezioni tra rapporti di genere, razza e politiche della natura. Successivamente avremo l'intervento di Gaia, medica transfemminista, che fa parte dell'associazione Chi si cura di te, nata nel 2016 da giovani medici e mediche con l'intento di dar voce e rivendicare i diritti delle professioniste e professionisti della salute che sono in condizioni di precarietà, ma non solo, perché recentemente è nata pure questa campagna di medicina transfemminista. Affronteremo infatti oggi molteplici tematiche che ci permetteranno di leggere la realtà e le lotte in maniera trasversale. Porremo una lente di ingrandimento su come effettivamente si può intendere la cura e come questa sempre di più venga strumentalizzata e utilizzata dal capitalismo per aumentare produzione e consumismo. Quali sono quindi altri modi di intendere effettivamente la cura? Nel volume sono infatti racchiusi diversi interventi, dal rapporto tra etica della cura e teoria della riproduzione sociale, alle forme di decostruzione e reinvenzione delle comunità curanti, a partire dagli apporti del femminismo nero, decoloniale e trans. Ampliando quindi la lettura del concetto di cura, se guardata sempre con una lente politica, non è solo una pratica, non è solo una disposizione affettiva, ma può essere interpretata come una forma di vita capace di sovvertire le disposizioni individualiste ed egoistiche della contemporaneità. Approfondiremo ora la tematica e lascerei quindi la parola a Miriam e chiaramente se ci sono domande sono ben accette dal pubblico e grazie. Grazie, vi ringrazio molto. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Perfetto. Vi ringrazio molto per l'invito e mi scuso, mi dispiace non essere con voi di persona, ma spero che riusciamo comunque, anche se in questa forma mediata dallo schermo, ad avere una conversazione che risulti comunque interessante, produttiva e fruibile per chi è lì in presenza. Dico magari qualcosa in più su questo volume che ho curato insieme a Maddalena Fragnito, attivista, artista e ricercatrice. Il titolo del libro, che è uscito ormai un paio d'anni fa per la casa editrice Ortotes e Ecologie della cura, è un libro che è disponibile in open access, potete quindi andare sul sito della casa editrice e scaricarlo se volete, ed è un volume collettivo che si compone di 12 capitoli. E questi 12 capitoli guardano alla cura da prospettive femministe, prospettive antirazziste ed ecologiste. Abbiamo invitato a contribuire ricercatrici, attiviste, soprattutto che vivono soprattutto in Italia, in Europa. Ci sono anche alcuni capitoli a cui teniamo molto, che vengono
dagli Stati Uniti, in particolare un capitolo sulla cura trans, è un capitolo sulla, che viene dall'America Latina e che coinvolge in forma di dialogo alcune attiviste del femminismo comunitario del Guatemala. Allora, un po' insieme a Maddalena, quando abbiamo cominciato a ragionare insieme durante la pandemia di cura, siamo un po' interrogate sul perché in quella fase la cura era un po' sulla bocca di tutti e di tutte, usata in modo molto diverso. E ci sembrava che questo concetto di cura avesse molte potenzialità, ma anche molti limiti, che fosse molto carico di ambiguità. Intanto, ecco, che cos'è la cura? In senso molto generale è un termine che significa attenzione, sollecitudine all'altro, agli altri, ma che indica anche un, in qualche modo uno stato di incertezza e di apprensione. Quindi è un termine che ha significati molteplici. In lingua inglese il verbo to care rinvia a una pratica che non è mai individuale, ma che sempre è rivolta a un altro, altra, o almeno potrebbe esserlo. In lingua italiana il contrario della cura è incuria, che significa indifferenza, negligenza, sciatteria. Ecco, questa è una prima definizione molto, molto generica, molto generale. Abbiamo notato insieme a Maddalena come la cura in tempo di pandemia fosse diventato un termine onnipresente, usato in chiavi molto diverse tra loro. Ad esempio ricorderete che il governo Conte, uno dei primi decreti nella fase più dura della pandemia, quella del primo lockdown, ha chiamato il primo decreto Cura Italia. E ha discusso del nome, tuttavia questo decreto aveva dimenticato proprio le lavoratrici della cura, quindi le assistenti familiari, che in buona parte sono donne migranti, donne razzializzate, donne povere, da cui dipendono tantissime persone anziane, disabili in Italia. Ecco, in quel momento il governo aveva dimenticato le lavoratrici della cura, non prevedendo nessun tipo di indennità, nessun tipo di copertura pubblica. Tante si trattasse di lavoratrici estremamente esposte anche alla possibilità del contagio. In senso invece molto diverso, in quella stessa fase la cura è diventata molto diffusa per i movimenti sociali, è entrata nel lessico attivista sia nel movimento femminista che nel movimento antirazzista che quello ecologista. Lo era già prima, ma nel corso della pandemia si è affermata come un termine chiave. E ovviamente insomma il contesto del festival di Torino è tale per cui non ho bisogno di perdere troppo tempo per ricordare le pratiche delle brigate di solidarietà che hanno offerto un supporto indispensabile per le persone vulnerabili, un supporto di tipo quotidiano, materiale, un supporto anche di ascolto psicologico, o ad esempio un'altra forma di cura che potrebbe definire cura radicale, cura ribelle, è stata offerta da
i centri femministi antiviolenza, penso al CESIESTA, Roma, che come altri casi ha continuato a lavorare per offrire supporto a distanza alle donne e alle persone che nello spazio domestico vivevano situazioni di violenza e abuso. Questi ecco sono solo alcuni degli esempi di quella fase. Ecco, un po' ragionando su queste diverse forme della cura, mi è sembrato che di aver individuato due dimensioni della cura che ci preme molto far emergere. Una prima dimensione è quella dell'ambivalenza, dell'ambiguità della cura, cui i femministi hanno lavorato molto. I femminismi hanno lavorato per deromanticizzare la cura, per liberarla da un certo sentimentalismo, dal liberarla dall'idea che la cura, soprattutto per le donne, sia una vocazione. In realtà per mostrarla come un lavoro svalutato, assolutamente necessario ma non retribuito oppure sottopagato, che storicamente è stato assegnato alle donne. E quindi pensiamo al lavoro domestico che in Italia, ma nel mondo, continua a essere svolto soprattutto da donne, alla cura di persone anziane, di bambine e bambini. Voglio giusto citare un dato che ho sempre trovato piuttosto impressionante, che è una ricerca Oxfam del 2020, secondo cui ogni anno il lavoro delle donne e delle ragazze aggiunge all'economia mondiale un valore pari a oltre 10 miliardi di dollari. Una cifra enorme, anche se Oxfam scrive estimata per difetto, quindi probabilmente molto più ampia, ma è comunque gigantesca. Quindi i femministi che cosa hanno fatto nel tempo? Hanno interrogato la cura come un campo di potere e come un ambito che ha niente a che fare con il sentimentalismo, ma che ha molto a che fare con disuguaglianze. Disuguaglianze che passano per la linea del colore, per il genere. E al tempo stesso hanno ripensato la cura e le forme alternative di cura come una possibilità di trasformare il sistema. E quindi ci siamo interrogate in questo libro e continuiamo a interrogarci su che cosa vorrebbe dire ridisegnare le forme della cura in chiave femminista e anche. Quindi ad esempio pensare alla cura non a partire da individui ma a partire da dai collettivi, dalle comunità. Nel libro riprendiamo una frase di una studiosa francese, Pascal Grenier, che parla della cura come una zona nevralgica, un conflitto, una zona di tensioni, di tentennamenti, di ambivalenza. E questa è, ci sembra, una dimensione fondamentale della cura, questa dell'ambivalenza, ecco, che ci teniamo molto a costituire e speriamo di esserci riuscite nel libro. Brevemente accenno anche a un'altra dimensione della cura che abbiamo cercato di far emergere e speriamo di esserci riuscite grazie al contributo molto generoso di chi ha accolto il nostro invito a scrivere questi capitoli. La,
Quest'altra dimensione ha a che fare con la multidimensionalità della cura. Mi spiego, spiego che cosa intendo con multidimensionalità. Ci siamo un po' interrogate sul fatto che una buona parte degli approcci femministi, anche antirazzisti, si sono concentrate su relazioni di cura ambivalenti, diseguali tra esseri umani. Però abbiamo voluto anche un po' interrogare un'altra dimensione della cura che ci sembrava ineludibile in tempo di crisi ecologica, in tempo di giustizie climatiche e ambientali profondissime. E quindi nel volume abbiamo cercato di pensare l'ecologia della cura come una forma di relazione che coinvolge sì esseri umani, ma anche entità non umane e anche tecnologie in un contesto di crisi ecologica che sempre più tocca la vita di tutte e di tutti, anche se in maniera diseguale, assolutamente diseguale. E qui, per restituirvi un esempio concreto che emerge molto bene nel libro, è quello della permacultura che viene esplorata da Laura Centemeri, una ricercatrice che vive e lavora in Francia, che si è molto occupata delle comunità della permacultura, che è una tecnica di progettazione del territorio, e secondo Laura Centemeri la permacultura è una pratica di cura in cui le persone agiscono con, insieme a tutta una serie di entità umane, ad esempio alberi e piante, che abitano il territorio, piuttosto che agire contro queste entità o per dominarle. E questo aspetto ci sembrava estremamente interessante e volevamo comunque metterlo accanto, ma anche provare a far emergere le possibilità di alleanze, ma anche di frizione con le prospettive femministe antirazziste sulla cura. Ora, visto che non sono lì con voi, mi riesce anche un po' difficile avere un po' il polso della situazione. Magari intanto mi fermo qui, magari ecco, vorrei giusto indicarvi alcuni i nomi delle persone, delle studiose, delle attiviste che hanno contribuito al libro. Sono tante, ma ci tengo molto a nominarle, ecco, perché senza di loro il volume non esisterebbe. Si tratta di Enia Caleo, di Brunella Casalini, di Laura Centemeri, di Valeria Ribeiro Corsaz, di Olivia Oli Fiorilli, Marzia Leite, Il Malatino, Giulia Marchese, Maya Perez Orozco. Abbiamo poi alcuni collettivi, in particolare Pirate Care, abbiamo Marta, Germanian Tespau, Françoise Verger, Emanuela Zechner, che ha scritto un capitolo insieme a Bouwer Esperance. Vi ringrazio e preferirei anche un po' confrontarmi con voi a partire dalle vostre domande. Grazie Miriam. Non so se ci sono delle domande, qualcuno vuole intervenire? No. Ok. Allora, io andrei subito con una domanda, un interrogativo, insomma.
Che parte proprio dal concetto di cura, no? Quello che si diceva prima è il fatto che appunto la cura è vista come un termine sia forte, potente, di empowerment, però allo stesso tempo è un termine ambiguo. Il capitalismo ovviamente ha sussunto questo termine, ovviamente sfruttandolo in termini individualistici. Pensiamo a tutto il discorso sulla self-care, alla cura di sé, allo yoga, eccetera, ovviamente depotenziandolo da tutti i suoi risvolti appunto più politici. E quindi il capitalismo, così come tantissimi altri concetti e pratiche, sussume, è la prima cosa che fa. Quindi da una parte questo termine, queste pratiche sono state sussunte per mettere a valore questo termine, per ampliare il mercato e per trovare altre forme di consumismo. Quindi da una parte abbiamo questa cosa qui, dall'altra quello che penso è anche che tutti i giorni abbiamo di fronte a noi tutto quello che è il contrario della cura. Mi viene in mente anche banalmente quello che è successo oggi a Bologna, per esempio, o il genocidio in atto che sta avvenendo sotto i nostri occhi, i diritti che non abbiamo, la repressione che stiamo vivendo. Quindi da una parte si cerca di sussumere questo termine, queste pratiche, questo concetto, che è molto concreto poi in realtà, e invece poi dall'altra, davanti ai nostri occhi, abbiamo tutto quello che cura non è. Quindi come intendiamo oggi la cura in termini rivoluzionari, davvero rivoluzionari? Cioè la mia domanda è questa, capisco sia un po' difficile da sviscerare. E poi secondo me sarebbe interessante distinguere un po' i termini cura, riproduzione, lavoro domestico, perché a volte vengono usati come termini interscambiabili, però ognuno di questi termini ha un'accezione, penso, specifica. Ecco. Ti lascerei la parola, Miriam. Sì, allora grazie intanto per queste domande. Parto un po' dalla seconda domanda, ovvero un po' ragionare con voi sulla relazione tra riproduzione e riproduzione sociale e cura. Che è vero, molto spesso anche negli ambiti di movimento, nei movimenti sociali, sono femministi e transfemministi, sono talvolta usati in maniera interscambiabile, anche se hanno genealogie piuttosto piuttosto diverse, ecco. Le origini della riproduzione sociale come termine sono piuttosto nette, è un termine che è stato su cui ha lavorato tantissimo il femminismo marxista, che anche se non l'ha inventato, in realtà ha un'origine piuttosto conservatrice, però l'ha usato per andare a scavare, andare a interrogare in chiave critica tutte quelle attività non retribuite che permettono alla società di riprodursi, che permettono la riproduzione della forza lavoro e della specie. Ecco. Per questo negli anni 70 femministe in diversi paesi, tra cui l'Italia e gli Stati Uniti, hanno lanciato la campagna per il salario al lavoro domestico, in cui erano coinvolte figure di primo piano nel femminismo marxista, come Maria Rosa Dalla Costa, come Silvia Federici. Da lì poi il termine di riproduzione si è ampliato ed è stato variamente ripreso anche in anni recenti, insieme a questa onnipresenza della cura. Abbiamo anche registrato un ritorno della riproduzione sociale come una cornice che permette di analizzare in chiave critica la realtà, e
permette di analizzare in chiave critica una realtà in cui una parte del lavoro che permette alla società di andare avanti è assolutamente svalutato. Quindi non solo il lavoro domestico, ma anche il lavoro, ad esempio, delle insegnanti, che soprattutto nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole elementari, sono in grandissima parte donne. Anche il lavoro nella sanità, si tratta di lavori di riproduzione, lavori che quindi hanno a che fare con la riproduzione della vita, che sono assolutamente svalutati. Ecco. La cura ha una funzione piuttosto diversa, variegata. Ecco. Le tradizioni femministe che abbiamo un po' indagato, con cui ci siamo confrontate insieme a Maddalena Fragnito, sono sia l'approccio filosofico di Ivan Tronto, ma anche il femminismo nero di attrici come Audre Lorde, ma anche come Angela Davis. Qualcosa che abbiamo riscontrato è che la riflessione permette di mappare in senso critico l'organizzazione della cura, la cattiva produzione della cura nel capitalismo, e quindi presta attenzione soprattutto alla dimensione macro, alle diseguaglianze strutturali che la distribuzione della cura riflette e riproduce nei regimi capitalisti. La cura, d'altra parte, permette di osservare, di fare conti di tutte quelle dimensioni affettive, con la vita quotidiana, con gli aspetti forse più intimi della riproduzione della vita. E penso che sia molto importante tenere insieme questi aspetti, piuttosto che, ad esempio, usare la riproduzione come atropo economicista, o liquidare le prospettive della cura come sentimentali. Penso che sia importante invece tenerle insieme, anche lavorare a partire dalle frizioni tra queste prospettive, ma farle dialogare. E mi pare che i movimenti femministi e transfemministi in Italia, ovviamente penso a nulla di meno, in primo luogo lo hanno fatto molto bene. Ecco. Per rispondere alla seconda domanda, non credo di poter rispondere alla seconda domanda in modo, come dire, compiuto, semplicemente perché è una domanda a cui nessuno credo che abbia individuato può rispondere, ma a cui forse possono rispondere invece i movimenti, le forme collettive di organizzazione. Scusatemi. Però ecco, come una minima riflessione che voglio offrire rispetto alla domanda che avete posto su quali possono essere le forme rivoluzionarie della cura, ecco, forse è necessario partire da alcune domande. Ad esempio, quali sono i modelli dominanti della cura? E invece, quali sono le forme di cura da cui dipendiamo, che vogliamo coltivare? Si tratta di domande apparentemente semplici, ma che credo siano rilevanti, e spero che lo siano, perché sono le domande che un po' hanno guidato il libro.
E forse a partire da cui la cura può acquistare una rilevanza politica trasformativa. Poi ecco, che è pragmatica, un aspetto che sento molto di sottolineare, intanto che per fare della cura, per attivare la cura in senso trasformativo, quindi in senso anticapitalista, in senso antirazzista, in senso di una prospettiva di giustizia climatica, intanto continuare ad esempio a reclamare sanità e scuole pubbliche, ma anche attivare forme di lotta per renderle realmente democratiche, a fronte di tagli continui, che da anni invece continuano a privatizzare e a fare invece della sanità e della scuola contenitori sempre più vuoti, più depotenziati, sempre meno accessibili. D'altra parte è anche necessario attivare forme di coordinamento, di lotta del basso, per fare in modo che questi ambiti, ad esempio la sanità e la scuola pubblica, siano realmente aperti a tutta una serie di istanze che vengono dal basso. Quindi ad esempio qui probabilmente anche chi verrà dopo di me, Chiara, che si occupa di medicina transfemminista, saprà dire di più e meglio di me. Direi che vogliamo ad esempio i consultori, ma vogliamo anche che siano aperti a persone trans e non binarie, aperti non nel senso solo aperti in senso, come dire, per servire queste soggettività, ma anche per accogliere i saperi che vengono da i movimenti di persone trans, queer e non binarie, ecco. Quindi ecco, tutti questi ambiti sono ambiti in cui penso che sia necessario continuare a lavorare e a costruire delle forme di lotta che però non possono che essere forme di lotta che partono da delle alleanze che ovviamente si costruiscono dalla concretezza dei territori, ecco. Grazie Miriam, e rinnovo l'invito se qualcuno vuole fare delle domande, ha dei dubbi, vuole offrire qualche suggestione. Ti va di venire perché non si sente, se no. Ciao a tutte. Allora, io ho una domanda con il rischio di fare un attimo un passo indietro, ma provo un po', diciamo, un cortocircuito rispetto a questo tema della cura, soprattutto quando, insomma, ci ritroviamo ad applicarlo in contesti professionali, quindi dove c'è anche uno scambio, diciamo, di tipo economico, e in contesti, penso, insomma, case rifugio o, insomma, nel mio caso, contesti legati alla cura di persone anziane, che si definiscono proprio comunità di cura, cioè cura incentrata sulla persona, insomma, è un nome che, cioè, una parola che orienta un po' le nostre pratiche. Solamente che poi il cortocircuito viene poi quando in equip, per dire, ci ritroviamo di fronte alla pratica, no? Che cosa vuol dire, ok, attuare questa cura? E lì c'è un grande gap, secondo me, tra poi oggettivamente, a fronte della definizione che abbiamo su carta, che abbiamo sui siti internet, eccetera, cioè poi che cosa vuol dire, no? Quando ci interfacciamo con soggetti comunque in condizioni di fragilità. E poi ecco un'altra domanda che ti faccio è, cioè, questa cura che alla fine in casi come questi, nella praticità del lavoro, diciamo, poi la definiamo noi, no? Cioè la definiscono gli operatori sociali.
come passiamo poi da questo alla pratica? So che è una domanda difficile, però cioè, poi comunque è la quotidianità, no? E niente, questa è la domanda. Grazie. Grazie. Provo a rispondere subito? Sì. Ok, intanto ti ringrazio per aver non solo posto una domanda, ma anche come dire, condiviso in parte la tua esperienza. Di certo è una domanda estremamente difficile, provo un po' a rispondere partendo anche un po' da me, che lavoro in un ambito molto diverso, comunque lavoro all'università, ma insomma, come spesso accade, di vicende personali mi sono un po' provata a confrontarmi su che cosa vuol dire prendersi cura di soggetti in condizione di fragilità, pur non avendolo mai fatto in un contesto lavorativo che senza dubbio cambia parecchio la relazione. Allora, intanto, e qui vorrei anche a alcuni contenuti del libro, o un aspetto che forse mi sento di esprimere, non so esattamente quello a cui tu ti riferivi, se non lo posso ti prego di intervenire di nuovo, riguarda una domanda che trovo molto importante, che è: chi si prende cura delle lavoratrici della cura? Nel senso che si tratta molto spesso di un lavoro estremamente logorante, anche una volta estremamente mal pagato, estremamente con una dimensione anche di relazione che spesso è estremamente intima con le persone di cui ci si occupa. E lì, ecco, c'è un po' questa domanda che penso sia fondamentale di fronte anche alla grandissima precarietà in cui lavorano le operatrici e gli operatori del sociale. E qui, ecco, abbiamo anche visto negli scorsi anni, ma sono ancora in corso, tutta una serie di mobilitazioni, penso all'Italia durante la pandemia, ma anche successivamente alla Francia, anche all'Inghilterra, abbiamo visto, e gli Stati Uniti, abbiamo visto tutta una serie di mobilitazioni di in particolare operatrici sanitarie, che chiedevano sia ovviamente salari più alti, ma chiedevano anche orari meno devastanti, e chiedevano comunque una riorganizzazione del lavoro. L'altro punto la questione è: chi si prende cura delle lavoratrici, degli operatori della cura? Non penso, ecco, che possano farlo gli stati, senza forti campagne di mobilitazione dal basso, perché sono questi stessi molto spesso quello che si ritrova nelle istituzioni è una dinamica di cura che invece è molto estremamente paternalista e estremamente verticistica. Non mi è chiarissimo se questo sia il tuo caso, o se in qualche modo
nel contesto di cui parlavi, chi le lavoratrici e gli operatori della cura hanno modo comunque di contribuire all'organizzazione del lavoro. Quel che è certo è che nell'organizzazione complessiva del lavoro di cura assistito da ben prima della pandemia, ma anche dopo, a una tendenza alla privatizzazione, rispetto a cui le lotte sono state fino ad ora insufficienti, ma esistono. Ecco. C'è un altro punto che vorrei toccare, che è quello dei soggetti in condizioni di fragilità. Ecco, lì è estremamente delicato, da cui forse penso ci sia molto da imparare rispetto anche ai movimenti delle persone disabili, che hanno affermato una cosa estremamente importante, ovvero mai su di noi, senza di noi, ovvero hanno affermato che anche i soggetti in condizione di fragilità dovrebbero essere in grado di esercitare una agency, in qualche modo di partecipare all'organizzazione della cosa che li coinvolge, quindi non essere solo soggetti passivi, soggetti passivi di una cura che arriva somministrata dall'alto, ecco. Ma in qualche modo essere una componente attiva del processo di cura. Se ci sono altre domande? Ciao Miriam, grazie per appunto le spiegazioni che ci hai dato prima del tuo libro, che è sicuramente interessantissimo. Io volevo un po' agganciare anche, appunto, visto che anche il libro si chiama Ecologia della cura, anche all'aspetto appunto un po' più del movimento ecologista, ma la prendo un po' alla larga, nel senso che a me sembra che di cura se ne stia parlando molto, appunto anche a livello di movimento ecologista e quant'altro, però che il discorso sia sempre basato molto su un livello teorico che va un po' anche a contrasto con quella che tu dicevi prima, anche essere la potenzialità di conflitto della cura, cioè che spesso venga usata la cura come una gestione del conflitto piuttosto che di un alimentatore dello stesso. E secondo me è un po' interessante anche come la individuiamo in modo concreto e come vediamo nella società possa essere anche un motore effettivamente di un impulso anche, no? al mettersi in gioco anche con i propri corpi e quant'altro. È stato già evocato prima Bologna, però appunto anche qua a Torino noi siamo insomma sicuramente contornati anche da una serie di esperienze molto interessanti che secondo me possono essere anche molto utili poi a rendere anche concreta quello che intendiamo per cura in una delle sfaccettature con cui intendiamo la cura, però appunto forse adesso col fatto che ci sia sempre più una disposizione, proprio una disponibilità a mettersi in prima fila anche per difendere quelli che sono i nostri spazi di vita, che possono essere parchi, alberate e quant'altro, effettivamente lì io ci vedrei un po' quella cura trasformativa che poi mette a disposizione le persone, sia per creare ovviamente dei contesti che sono sostenibili anche a un certo tipo di lotte. Quindi volevo chiederti se avevi fatto un po' di riflessioni anche riguardo sul come effettivamente anche nel movimento ecologista ci possa essere poi una vera individuazione di quella che può essere
di quelle che sono le dinamiche che possono sia innescare ovviamente anche spontaneamente, insomma, delle dinamiche di cura piuttosto che appunto di discorsi che poi sono molto a livello teorico. Sicuramente tu prima citavi la permacultura, che è un concetto molto interessante ma che rimane sempre molto lontano da comprendere, quindi penso che anche la cura come concetto sia molto lontano da quello che le persone possono poi no, sperimentare, però effettivamente lo vediamo, no? Lo si può individuare magari non sotto quel termine di per sé, quindi volevo anche chiederti, ma secondo te ci sono anche altri termini da poter utilizzare per risignificarla? Insomma, volevo chiederti un po' cosa ne pensavi anche appunto a livello di quello che sta accadendo oggi nel movimento che si sta dando sempre un po' più in termini non globali ma anche territoriali, che mi sembra la cosa anche più interessante. Ti ringrazio molto per questa riflessione e penso che la dimensione territoriale sia assolutamente assolutamente rilevante, assolutamente centrale. Ecco, penso che uno qui, insomma, ci sono veramente molte dimensioni che sono rilevanti da toccare. Ecco, provo a farlo poi in ordine sparso. Intanto, visto insomma che questo incontro si svolge a Torino e che Torino è una città molto vicina e che i movimenti torinesi sono stati molto vicini, molto presenti alle lotte Tabra, alla Val di Susa, che è diventato un movimento territoriale dalla grandissima portata, proprio perché parte dalla concretezza della difesa di un territorio contro una grande opera, ma che parte, mi sembra, e qui siete, insomma, potete forse giudicarlo meglio voi, però mi sembra che quella lotta sia una lotta che parte dal territorio e parte dal senso di appartenenza delle persone, dei collettivi a quel territorio, non nel senso inverso, che il territorio appartiene alle persone e ai collettivi, ma sono i territori e le persone che appartengono ai collettivi. Voglio ricordare anche, per motivi di lavoro, sono stata, prima di tornare in Italia, ho passato parecchio tempo in Svizzera, nella Svizzera francese, dove sono stata più a contatto anche con i movimenti francesi e lì alcuni tra i movimenti ecologisti, a mio parere, più rilevanti sono movimenti territoriali, quindi le ZAD, le zone de fund, che partono comunque da dichiarare alcuni territori non disponibili a delle forme di valorizzazione, delle forme di estrazione. Che erano non disponibili e a partire dal radicamento in questi territori costruiscono delle forme di vita alternative. Nel costruire queste forme di vita alternative permettono anche di riconfigurare, di sperimentare altri modi di relazionarsi con il mondo, con altri esseri viventi e non viventi, con i territori. Tanto che uno degli slogan più
più efficaci, più potenti, a mio parere, che sta viaggiando molto, che è arrivato anche in Italia, e siamo la natura che si difende. Ed ecco, è uno slogan che parla della nostra appartenenza alla natura, che rifiuta invece una logica di appropriazione dei territori. E questa per me è assolutamente una forma di cura, di riparazione rispetto a invece alla devastazione dei territori che arriva, che viene assolutamente da lontano, viene da una logica di crescita economica, delle relazioni strumentali rispetto ai territori e rispetto e viene da comunque da questa volontà di valorizzare, di mettere a valore i territori. E mi sembra che questa dimensione territoriale, una dimensione che è emersa in modo assolutamente evidente, forse oltre 25 anni fa, quando nella Val di Susa i collettivi, le comunità locali hanno cominciato a respingere l'idea del TAV, forse non si ragionava abbastanza di movimenti in chiave territoriale. Ovviamente questa non è una dimensione su cui si ragiona solo in Italia, ma avviene su scala ben più ampia. Ho fatto l'esempio della Francia, su cui anche lo scorso anno una delle mobilitazioni più intense e represse in maniera più dura è stata la manifestazione contro i bacini idrici a Saint-Solin, che ha visto una partecipazione molto importante, a un movimento che ha deciso di chiamarsi Sollevamenti della Terra. Ma è una dimensione territoriale che, ad esempio, abbiamo ritrovato molto in America Latina. Qui i femministi parlano di difesa del corpo territorio, e questa dimensione territoriale penso forse permette anche ai collettivi di darsi delle forme di agire che sono estremamente che forse anche le proteste che riguardano le COP, le sedi di negoziazione che hanno a che fare con le grandi conferenze per il clima. Non voglio assolutamente dire che le proteste, quelle mobilitazioni non hanno senso, ma penso che abbia, mi sembra importante che vada insieme a delle forme di lotte che sono radicate nel territorio. Grazie. Se ci sono altre domande, prego. Allora vado io, provo a formulare una domanda, grazie anche alle suggestioni che venivano date adesso. Mi viene un po' in mente a questo punto, sia come il termine cura, come dicevo prima, è stato appunto sussunto dal capitalismo, ma anche il termine intersezionalità. Si parla tantissimo di intersezionalità delle lotte, di produzione e riproduzione, appunto si trovano dei collegamenti anche con quello che è il transfemminismo e con le lotte ecologiste,
E in questo senso mi chiedo, in primis, come smarcare anche questa naturalizzazione del lavoro di cura che è appaltato appunto solo alle donne, perché si parlava prima di redistribuzione, anche di redditi, di riconoscimento di alcuni diritti che sicuramente sono delle cose importantissime, però da questo punto di vista mi chiedo anche come non cristallizzare insomma questi ruoli in modalità binaria e quindi facendo sì che la cura sia socializzata, e come si tiene appunto assieme il discorso della produzione e della riproduzione, portando avanti appunto un discorso intersezionale, reale però. Non so se mi sono spiegata, forse sono un po' stata un po' confusa, però ho provato a buttare giù due suggestioni. Allora, provo un po' a rispondere, forse a partire dalla tua domanda sull'intersezionalità, poi magari... Torniamo sulla seconda parte della domanda, a cui penso di più, in realtà hai già risposto. Anzi, partiamo dalla prima parte della domanda, perché penso che nella domanda tu hai già dato una risposta, ovvero come fare per non cristallizzare la cura, che appunto è storicamente il lavoro svalutato, e fare dalla sua connotazione femminilizzata storicamente. E penso che hai già risposto dicendo che la cura va ridistribuita. Va ridistribuita, va deindividualizzata e ridistribuita sia nelle case, sia negli spazi domestici, ma anche negli spazi che attraversiamo, negli spazi politici che attraversiamo. Va ridistribuita a partire anche da quelle norme che regolano congedi di maternità e paternità, che sono insomma tuttora piuttosto in Italia assolutamente inadeguate, e che riflettono le gerarchie profonde che stratificano la cura, continuando a assegnarla alle donne. Quindi va assolutamente redistribuita e fatta circolare in chiave collettiva, affinché diventi responsabilità di tutte e di tutto. Ecco. Seconda cosa sull'intersezionalità, anche qui provo un po' a partire forse dalla mia esperienza. Io ho vissuto parecchi anni negli Stati Uniti, e lì mi sono formato, ho fatto il dottorato in studi di genere negli Stati Uniti, in un momento in cui l'intersezionalità era in un certo senso era diventata anche parte del canone accademico, almeno nei dipartimenti di studi di genere. Tornando al tempo stesso, però, l'intersezionalità era diventata assolutamente parte del lessico dei movimenti soprattutto antirazzisti, da cui viene l'intersezionalità, dai femminismi neri, dai femminismi antirazzisti. Al tempo stesso, tornando in Italia, alcuni anni fa mi era molto colpito come nei movimenti femministi e transfemministi italiani si era cominciato a parlare di intersezionalità, e una cosa che mi aveva colpito è che a volte mi sembrava che si parlasse di intersezionalità soprattutto in chiave di alleanza, forse un po' come dire, dimenticando invece la genealogia dell'intersezionalità, che è una genealogia che ha appunto a che fare con i femminismi neri antirazzisti, ecco, che hanno invece
posto la questione dell'intersezionalità a chiave di critica rispetto al femminismo bianco. Quindi l'intersezionalità non è semplicemente non significa semplicemente costruire alleanze, diciamo significa costruire alleanze, ma a partire da un lavoro di intanto di riconoscimento di oppressioni che sono subite in modo estremamente diverso e che hanno una presa diversa sulla vita di alcune persone piuttosto che di altre. E in questo senso è come sentirei dire sulla scia di molte altre femministe nere, antirazziste, che hanno detto molto prima e molto meglio di me che il personalità è partizione e anche lavorare su nodi irrisolti che sono estremamente difficili da risolvere. Fare intersezionalità è non ha niente di consolatorio. Penso che sia molto importante ricordarlo. In una fase anche in cui l'intersezionalità, questo non negli ambiti di movimento, ma negli ambiti, ad esempio, dell'università, l'intersezionalità è diventata anche un po' un management, una gestione della diversità, una diversità che molto spesso molto di facciata, insomma. E quindi da qui forse è necessario interrogarsi sulle valenze politiche dell'intersezionalità e farlo a partire dai modi in cui l'intersezionalità è declinata dalle femministe nere, dalle femministe razzializzate che si ritrovano a vivere le contraddizioni delle oppressioni doppie, triple, quadruple e a trovarsi a risolvere. Quindi forse, non lo so, mi sento di dire è bene porre il problema delle intersezionalità, ma forse non usarla in chiave anche troppo leggera, ecco, porla come problema. Pensate che è un problema che è assolutamente irrisolto, ecco. Ciao, io sono Gaia. Buongiorno. E anch'io vorrei rispondere un attimo, in attesa che poi sia il mio turno di parlare, alla domanda appena fatta. Vorrei andare un attimo in controtendenza in realtà con quanto detto fino adesso per fare una riflessione in più, nel senso che secondo me, secondo tutta l'attività che abbiamo fatto fino adesso come associazione, il concetto è un po' anche ripartire in realtà dall'individuo, cioè nel senso decostruire l'individuo, perché l'individuo è comunque una persona che è cresciuta nell'ambiente patriarcale, capitalista, colonialista, eccetera, e quindi è cresciuta all'interno di tutta una serie di ruoli che gli sono stati costruiti ad arte addosso. E quindi senza inserire comunque una decostruzione dell'individuo, una ricostruzione della persona in chiave femminista, transfemminista, decoloniale, antirazzista, si finirà, a mio parere, anche all'interno dei collettivi, a rifare tutto quello che viene continuamente rivissuto all'esterno dei collettivi, che comunque sia chiunque abbia vissuto una vita all'interno di un collettivo sa che alla fine si ripropongono anche all'interno dei piccoli gruppi tutte le stesse dinamiche che viviamo anche fuori dai piccoli gruppi, con magari un gruppo grande con persone singole che poi si ritrovano a avere il ruolo di cura all'interno del collettivo, che tipicamente, molto spesso, sono comunque relegate al genere femminile, se vogliamo aggiungerlo. Però questo è un altro passaggio. E poi quando toccherà a me parlare racconterò anche la nostra esperienza. Però secondo me è importante anche decostruire e interrogarsi per poter fare questo passaggio collettivo
anche sulla decostruzione del maschio come lo intendiamo oggi e della femmina come la intendiamo oggi, e quindi sulla decostruzione dei generi e la ricostruzione anche in un'ottica che non comprenda solo il femminismo della metropoli, ma anche il femminismo periferico, che è meno noto, che è quindi quello anche, se possiamo virgolettarlo, quello del sud del mondo, che ha fatto riflessioni diverse dalle nostre, come giustamente fatto notare da Miriam nella sua presentazione, e che quindi ci può creare poi un nuovo tipo di attivismo per l'individuo all'interno del collettivo. Grazie Gaia. Se ci sono altre domande? Ma io vorrei in realtà rivolgere una domanda sia a Gaia che a Miriam rispetto a una riflessione che partiva un po' da questo nodo di un paragone tra la questione della cura e quella dell'ecologia, nel senso che l'impressione che abbiamo negli ultimi anni è che bene o male il tentativo sia quello di ridurre anche l'ambito della cura da parte del capitalismo ad una dimensione industriale, no? Vediamo la centralizzazione in grandi ospedali, la dimensione come dire, di una messa al lavoro sempre più scadenzata, eccetera, eccetera. Però qui, un po' come abbiamo visto, faccio un paragone un po' osato, però con le lotte degli agricoltori sembra che c'è qualcosa che va a rompersi, e cioè il fatto che, come la natura è irriducibile alla dimensione industriale, in parte forse lo è anche la cura. Quindi la domanda che vi faccio è cosa produce, anche guardando all'identità di chi lavora, di chi subisce questo genere di messa a lavoro, di dominio, eccetera, eccetera, questa cosa produce in termini di che contraddizioni si sviluppano, e poi anche in qualche modo se forse in questi campi qua un tema che un po' abbiamo allontanato negli ultimi anni, come quello dell'alienazione, non può tornare ad essere anche, diciamo, un grimaldello per tornare a parlare di quali rapporti vengono a crearsi, ad esempio, no, tutto questo discorso delle aggressioni dei pazienti, cioè del mancato riconoscimento tra pazienti e lavoratori e lavoratrici della cura. Insomma, lo pongo come interrogativo, e su questo magari vorrei sentire anche l'esperienza di Gaia e se Miriam ad offrirci qualche riflessione, ecco. Va bene se inizio io? Okay. Sì. Ok, allora intanto ne approfitto un attimo per raccontarvi un po' che cosa facciamo, così partiamo da chi sono, perché sono qua. Allora, intanto io sono Gaia, sono una medica transfemminista, sono una medica di medicina generale, quindi partiamo proprio dal presupposto che sul territorio ci vivo e vedo che comunque sia esiste una periferia oltre il centro, come dicevamo poco fa. Riparto solo un attimo andando indietro per raccontare un po' come si è arrivati alla medicina transfemminista, nel senso che chi si cura di te nasce dai collettivi di medicina. I collettivi di medicina partevano dal presupposto della decostruzione della medicina moderna, tra virgolette. E l'idea dei collettivi di medicina era anche quella che il medico avrebbe dovuto essere formato a 360 gradi, cioè non soltanto su quello che avviene all'interno delle quattro mura ospedaliere, ma anche su quello che succede fuori. Cioè non poteva esistere, non doveva, poi esiste attualmente, però non doveva esistere un medico che non sapesse cosa stava succedendo, per esempio, attualmente in Palestina, per dirne una. Da questo punto di vista, quindi, dobbiamo andare ancora più indietro a decostruire, quindi partire dal presupposto di reinventare il professionista della cura, di rivedere il modo in cui il professionista della cura vede il mondo, partendo dal presupposto che la maggior parte delle persone che escono dal percorso di medicina esce pensando mi devi rispettare in quanto medico, anziché mi devi rispettare in quanto persona. Nel momento in cui si fa
questo passaggio mentale ci si rende conto che non si è in primis medici, si è in primis persone. E quindi parte così la decostruzione di tutto quello che ci è stato insegnato, nel senso che noi facciamo i 6 anni di medicina o in qualsiasi professione sanitaria, io parlo della mia esperienza personale ovviamente, ma vale anche per tutte le altre professioni sanitarie, che vengono, si è formati sulla base di uno schema di laurea che è lo stesso dal 1800 fondamentalmente, quindi non è che sia cambiata l'idea della medicina e della professione sanitaria, e tutta questa è medicina che comunque sia stata fondata sulla base di un ideale patriarcale e quindi sulla base di quello che dicevamo prima, ossia una medicina padre padrone, una medicina verticale, tu devi fare quello che dico io, oppure negli anni 90 la medicina difensiva, ossia il contrario, io faccio tutto quello che vuoi perché così non mi dai problemi e ho meno problemi. Una volta decostruito questo, quindi passi a un altro percorso e quindi arriviamo, e qui fa sorridere che poco fa effettivamente Miriam ha proprio fatto la domanda al quesito che ci siamo posti una volta finita questo percorso di cura, ossia chi si cura del personale che si occupa della cura, ed è proprio da lì che nasce il nome chi si cura di te, cioè chi si cura di te nasceva dalla domanda chi si cura di te personale sanitario. E quindi abbiamo iniziato dall'inizio a occuparci di questo frangente qua, per poi crescere sempre di più, perché aprivamo sempre di più i nostri orizzonti, conoscevamo, esploravamo e siamo arrivati quindi a arrabbiarci, rendendoci conto che, per fare l'esempio più banale, il Ministero della Salute sta mettendo tirando fuori dalla mutuabilità tutti i farmaci per le donne. L'ultimo farmaco per la menopausa è stato messo in fascia C, che vuol dire non mutuabile, ossia a pagamento, neanche un mese fa, 2 giorni prima dell'8 marzo, se vogliamo proprio farci anche una risata, hanno tolto dalla mutuabilità l'ultimo farmaco per la menopausa. La cosa simpatica è che invece quasi tutti i farmaci per gli uomini sono tutti invece mutuabili, quindi tutti i farmaci per la prostata sono tutti mutuabili, quindi tutti gratuiti. E da questo punto di vista è già un'idea di quello che il Ministero della Salute, quindi il governo, ci sta di fatto dicendo sul rispetto che ha per le persone di genere femminile, di fatto. Di genere femminile e biologia femminile, se proprio vogliamo essere precisi. Okay? Detto questo, siamo arrivati a fare un'evoluzione, quindi chiederci se essere femministi bastasse per fare il nostro lavoro. E quindi abbiamo capito, confrontandoci sempre di più, che no, effettivamente non basta, perché fuori c'è tutto un mondo. E quindi ci siamo un po' evoluti, diciamo così, siamo evoluti dal femminismo classico, comprendendo che cos'è transfemminismo, che credo lo sappiamo tutti, però banalmente vuol dire andare oltre il binarismo di genere e inserire all'interno delle proprie lotte e delle proprie idee anche tutte le persone trans, intersex, gender X, piuttosto che tutte quelle che non sono normalmente contemplate, unendone le lotte a quelle delle donne cis in un'ottica di autodeterminazione dell'identità, ossia dare l'autodeterminazione del singolo all'interno del lavoro del professionista sanitario, unendosi alle lotte transfemministe, quindi in un'ottica, appunto l'abbiamo detto poco fa, di intersezionalità. Avendo così, di fatto, mettendo alla base della cura un ascolto attivo nei confronti delle persone. Quindi passare da una medicina, per così dire, industrializzata, se proprio vogliamo, in un certo senso forse anche un po' capitalistica, ossia sei qui, vieni qua, ti dico quello che devi fare, mi prendo anche dei soldi per quello che tu hai bisogno di fare, mi riferisco al privato per esempio, e te ne esco con quello di cui hai bisogno, la pasticca, ciao, è stato bello, ci vediamo, tanti saluti, no? Quindi ridisegnare la medicina tradizionale, la professione della cura, intesa in termini, sempre come diciamo prima, sulla base di quella che può essere l'attitudine della professione sanitaria, in un'ottica che reincentri il singolo, anziché andare a semplicemente vederlo come un sintomo, e quindi risolvere il sintomo della persona che si ha davanti.
È importante fare anche però una differenza, perché la medicina transfemminista è una medicina che comunque sia attua politica, nel senso non basta semplicemente dire ok, ciao persona di genere non cis, esisti, ciao, tanti saluti, ma anche io faccio e svolgo nella mia attività un'attività che sia in grado di renderti una vita, anche politicamente parlando, migliore. Cioè io sono presente in quanto medico, in quanto medica nel mio caso, in quanto essere politico che attua un'attività in grado di dare a chiunque ha bisogno una casa salubre e un posto in cui vivere che sia un posto come si deve. E quindi lavorare in un'ottica che non prenda solo il sintomo e il problema che hai oggi, ma capire anche come sei arrivato a quel sintomo. Che può essere, mi sveglio alle 5 del mattino per fare un'ora di pullman, per andare a fare un lavoro che mi distrugge fisicamente e poi arrivo a casa, ho fame, mangio la prima cosa che mi capita e magari mi bevo una birra tutte le sere e poi casualmente ho 400 di colesterolo. E chissà come è successo, scusate se arrivo al concetto clinico, però non arrivare solo al sintomo, ma anche a come si è arrivato a quel sintomo. In questo senso rimettere il singolo. E quindi in questo caso vado un po' forse contro quello che è stato detto finora, che però è un po' diverso perché noi ovviamente attuiamo in questo caso il concetto di medicina, e quindi arrivare al come la persona è arrivata lì e a come io posso sulla base della sua vita intervenire. E questa è un po' l'ottica della medicina transfemminista, che sia anche una medicina che difende il singolo ma sulla base di quello che il singolo dà. E mi sa che sono andata oltre la domanda che mi avevi fatto e me la son persa, scusami. Sì. Semplicemente, diciamo, ci sembra che ci sia un tentativo di ridurre la cura, specialmente, tanto più che è più evidente nel settore della medicina, una dimensione industriale, no? Ah, sì. E quindi ci sono arrivata. Ti chiedevo l'esperienza. Ok, grazie, scusami, sì. Scusate, allora sì, in effetti è proprio il concetto che dicevamo prima, quindi ora io lo vivo da territorio, essendo sul territorio la medicina generale ogni tanto c'è anche tutta la parte dei vecchi medici che la definisce l'ultimo baluardo sul territorio, in maniera anche un po' come dire esagerato, però effettivamente io vivo una roba un po' diversa in questo senso, perché è vero che da un lato c'è un'organizzazione di un certo tipo che può apparire industrializzata, però la medicina che faccio io, e non la faccio solo in ottica transfemminista per carità, però è anche una medicina che reinserisce il singolo e quindi non può essere definita in questo contesto industrializzata. Dall'altro lato però è vero che gli investimenti sono sempre più centralizzati, si sta cercando in tutti i modi di creare le case di comunità, che però le case di comunità sembrano belle sulla carta ma hanno tutta una serie di criticità, ossia che non possono essere fisicamente in posti facilmente raggiungibili per tutti, perché vengono magari messe, l'idea per esempio per Torino è di farne 4 in 4 punti, ognuna per distretto, e poi quella diventa la casa della comunità del distretto, che però magari può essere che per il singolo, che magari è una persona anziana, può essere anche a 10 km di distanza in una città come Torino, per non parlare di città più grandi. Quindi in quest'ottica c'è un continuo centralizzare, che prima era ospedalizzare e quindi era disinvestire dal territorio, togliendo i medici dal territorio o togliendo le strutture dal territorio. Ne abbiamo l'esempio più conosciamo qui a Torino, ossia il Maria Adelaide, che è stato chiuso e nonostante fosse un ospedale qui per la zona molto importante. E quindi si creano sempre di più, si investe sempre di più sul privato convenzionato, si investe sempre di più sulle assicurazioni, perché sempre anche perché si tolgono posti per le liste d'attesa pubbliche, e quindi si ha che proprio sul territorio quello che si vede è soprattutto il singolo, purtroppo io ritorno un attimo al singolo di nuovo, che non ha molto spesso gli strumenti per difendersi rispetto proprio a quello che dici tu, ossia l'industrializzazione della sanità.
e quindi hai magari la persona che non ha gli strumenti per difendersi di fronte a un CUP che è stato istruito a dire: ah, mi dispiace, non c'è posto col pubblico, assolutamente, le liste d'attesa sono chiuse, se vuole può andare tra 2 settimane qui nel privato, sono 200 euro. E quindi tipicamente questo è quello che vediamo attualmente. Perché? Perché si è disinvestito sempre di più dal territorio, si è disinvestito sempre di più dalle periferie, e quindi più sei in periferia e meno hai possibilità. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie. Miriam, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Forse vorrei giusto riprendere un po' quello che diceva riguardo il singolo, l'individuo, nel senso che mi sembra che il modo in cui tu usi questo termine in realtà già implica qualcosa che va ben oltre l'individuo, nel senso se appunto come medicina transfemminista non si tratta solo il sintomo, ma i processi che hanno portato a dei sintomi, e quindi si guarda a tutto quello che c'è intorno a quei sintomi. Beh, mi sembra comunque una visione anche di della cura che non è individuale, nel senso di pensare gli individui come, come dire, sistemi chiusi, autonomi, indipendenti, ma che invece guarda ai nostri corpi come in relazione di interdipendenza con quello che in cui viviamo immersi, ecco. Quindi in realtà sono poi anche d'accordo con questa accezione di cura del singolo, delle singole. Okay. Se ci sono altre domande, curiosità. Buonasera a tutti. Allora, avete già risposto a un sacco di cose, quindi vado proprio sul pratico pratico. Cura attraverso tutte le sue accezioni vuol dire anche mettersi in gioco, quindi abbattere dei sistemi di difesa che magari possono essere costruiti in alcune professioni, in alcuni lavori, per difendere il singolo dall'ambiente in cui deve portare avanti un lavoro di cura. Se abbattiamo questi sistemi di difesa e quindi ci mettiamo davvero in gioco, come mettersi in gioco, considerando che abbiamo in molti ambiti di lavori di cura, tra cui anche il lavoro sanitario, oppure nelle strutture per anziani, per esempio, come veniva detto prima in una precedente domanda, come mettersi in gioco se c'è uno squilibrio di saperi, di conoscenze, e quindi come ridistribuire le conoscenze? Attraverso una modalità, penso per esempio a quello che ha fatto il movimento delle Pantere Nere negli Stati Uniti, oppure attraverso una distribuzione delle conoscenze all'interno per esempio di gruppi militanti, come per esempio la diffusione di conoscenze di pratica di salvaguardia di se stessi all'interno di contesti di lotta, di manifestazione, come viene fatto da alcuni collettivi in Francia e come si sta anche cercando di fare adesso in Italia. Quindi se avete delle pratiche, andando proprio sul pratico, per distribuire le conoscenze. Grazie. Ma allora, comincio a rispondere io. Personalmente, sempre per ritornare al concetto di decostruzione dell'individuo, credo che si debba partire proprio dalla divisione di conoscenze tramite la fruizione nei singoli posti delle conoscenze, quindi ripartendo
informando da zero, cioè nel senso che è la parte più complicata, nel senso, anche perché non si vede, non si vedrà immediatamente la differenza, quindi io immagino più un lungo periodo, quindi un progetto sul lungo periodo in cui ci si condividono le conoscenze a partire appunto, come dicevi tu, dai gruppi militanti, quindi tra gruppi militanti condivisioni delle informazioni, quindi io ho imparato questo, ti insegno questa cosa, te la spiego come l'ho imparata, discutiamo di come l'ho imparata io, condividiamo quello che abbiamo imparato con altri, andando avanti così. Capisco che l'altra parte, anche per rispondere alla domanda che veniva fatta prima sull'equipe, può essere difficile effettivamente in gruppi cristallizzati che non permettono di, soprattutto sul lavoro, che non permettono di condividere queste informazioni. Quindi questo ovviamente si può fare in un posto che sia lungimirante, quindi avendo a che fare con persone che vedono le cose che non funzionano e che sono disposti a cambiare il proprio punto di vista. In questo senso io credo personalmente che il ruolo dei professionisti sanitari sia fondamentale, perché troppo spesso ci si dimentica di quanto una singola azione del professionista sanitario può veramente cambiare, ma che sia OSS, che sia infermiere, che sia medico o qualsiasi altro professionista sanitario, il ruolo che ha è molto più importante di quello che egli stesso o essa stessa pensa. Quindi seminare a partire da piccole cose, quindi che può essere anche solo spiegare al cinquantenne la differenza fra orientamento sessuale e identità di genere, ok? Queste piccole cose secondo me vanno a seminare e quindi permettono di cambiare. In questo senso quindi sia come professionisti sanitari con ruolo, sia come persone in ogni caso con ruolo di cura, intervenire tramite piccole azioni per cambiare il modo di pensare di chi ci sta attorno. Io la penso così personalmente. Grazie Gaia. E se ci sono altre domande, se no io andrei in chiusura, visto che sono già le 10 e qualcosa. Ok, allora niente, chiuderei il dibattito. Grazie Gaia, grazie Miriam. È stato un dibattito molto arricchente, molto interessante. Spero ce ne saranno altri, magari con Miriam dal vivo la prossima volta. E grazie a tutti e buona serata. Grazie, grazie a voi.